il futuro di Joaquin Correa sarà lontano dall'Inter, comunque vadano le cose. L'attaccante potrebbe essere al centro di uno scambio assurdo. Giuseppe Marotta ha già annunciato che l'Inter non effettuerà grosse operazioni sul calciomercato di gennaio. I nerazzurri si sentono a posto, hanno praticamente due calciatori per ruolo e si fidano del gruppo costruito per affrontare questa stagione. Ciò non significa che la sessione invernale vada vissuta in maniera statica, se dovessero arrivare delle opportunità interessanti, sia in entrata sia in uscita, la dirigenza cercherebbe di coglierle e chi vede pochissimo il campo potrebbe decidere di partire. Tra questi c'è anche Joaquin Correa, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed è entrato solo per un breve spezzone fino a questo momento. L'attaccante dirà comunque addio tra pochi mesi e nessuno ha intenzione di rinnovare il suo contratto. Per questo, è molto difficile pensare che possa essere inserito in qualsiasi scambio, il club campione d'Italia si accontenterebbe di un indennizzo e risparmiare sul suo ingaggio, che costa 3,5 milioni di euro a stagione. La provocazione su Chiesa all'Inter, molti tifosi non lo vogliono. Ma perché vi parliamo del futuro di Correa? Abbiamo chiesto ai nostri utenti su Facebook quanti soldi spenderebbero per portare Federico Chiesa all'Inter durante il calciomercato di gennaio. L'esterno offensivo non sta vedendo campo a Liverpool e fa davvero fatica a trovare la condizione giusta per entrare nelle rotazioni di Arne Slot. Un suo trasferimento a gennaio è sempre più probabile e molti pensano che Milano sia la destinazione più probabile. Molti tifosi, però, hanno risposto in maniera inaspettata, sottolineando che non spenderebbero neanche un euro per portarlo in nerazzurro. Uno di loro ha proposto addirittura uno scambio con Correa, ovviamente una provocazione che non si realizzerà mai. A dire il vero, altri vorrebbero ancora Chiesa in nerazzurro, soprattutto se dovesse arrivare al posto dell'argentino o di Arnautovic. L'ex Juve viene considerato un calciatore di alto livello, ma c'è grande timore per le sue condizioni fisiche, che spesso l'hanno costretto a stop più o meno lunghi nel corso della sua carriera. Il figlio d'arte spera ancora di potersi riscattare in Premier League, ma se dovesse tornare in Italia lo farebbe dalla porta principale e potrebbe ancora fare la differenza nel contesto giusto. L'Inter potrebbe davvero esserlo.